In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. La Fondazione Wanda di Ferdinando sostiene Pesaro 2024. Sono tante infatti le proposte e le iniziative a cui contribuirà e che porterà avanti in quest'anno da capitale, tra progetti che guardano i giovani alla filantropia e alla natura. Di fronte alla vincente sfida di Pesaro Capitale della Cultura 2024, ci siamo chiesti che cosa una fondazione come la nostra può portare in questa occasione, qual è il nostro valore aggiunto in questa dinamica, cosa possiamo fare. E a questo punto ci siamo dati due linee di intervento. La prima linea di intervento ci ha portati a decidere di dare spazio alla voce delle giovani generazioni. In che maniera? Abbiamo scelto di sostenere con un intervento che è partito a febbraio del 2024 il percorso di Way Youth, che è un'associazione di giovani under 25 che nel territorio di Pesaro organizza delle maratone didattiche per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. Si tratta di un progetto di formazione tra pari che si svolge distribuito in più occasioni e in più incontri su tutta l'annualità 2024 e che culminerà a dicembre con un incontro con studenti provenienti da scuole di tutta Italia che si raduneranno a Pesaro e sarà anche l'occasione per acquisire, far emergere e capitalizzare la visione delle giovani generazioni. L'altra linea di azione che abbiamo individuato è stata quella di mettere a disposizione della comunità anche il nostro patrimonio intangibile costituito da relazioni e competenze e abbiamo quindi deciso di portare a Pesaro la Conferenza Nazionale delle Fondazioni di Comunità, che è promossa da Assifero, che è la rete delle fondazioni e degli enti filantropici italiani di cui noi facciamo parte. Si tratta di un evento che verrà realizzato a settembre, appunto, e che ha lo scopo di sostenere il movimento delle fondazioni di comunità nel nostro paese, di facilitare scambi e connessioni tra appunto le fondazioni di comunità, ma anche di accelerare il processo di apprendimento e di conoscenza di questo tipo di organizzazioni. Lo scopo è anche quello di costruire e di facilitare la costruzione di alleanze tra le fondazioni di comunità e gli attori, diciamo, del mondo della filantropia e non solo. E quindi per noi portare a Pesaro questa conferenza è molto importante. A ottobre poi, nell'ambito dei progetti di botanica partecipata,
Porteremo il nostro festivalino dell'ambiente, che è rivolto ai più piccoli ma anche alle loro famiglie, quindi aperto a tutti. Di che cosa si tratta? Siamo al terzo anno di festivalino. Si tratta di una 2 giorni nella quale si svolgeranno incontri, laboratori che tratteranno il tema della cura verso l'ambiente, e lo faremo con partner locali che si occupano di educazione e di ambiente, e grazie al sostegno offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Apprezziamo tantissimo la bellezza dell'operosità che Pesaro ha messo in campo di fronte a questa sfida di capitale della cultura 2024. Noi crediamo che fare comunità sia importante anche in questo ambiente, in questa dinamica, in questa costruzione, per cui mettiamo il nostro tassello per operando come possiamo con le nostre attività, per sollecitare anche altri a fare altrettanto. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.